Nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell'Aquila, è stata firmata una convenzione. Convenzione tra le associazioni che gestiscono i centri diurni per le persone diversamente abili e il Comune dell'Aquila. Per questa occasione sono intervenuti il sindaco del capoluogo di regione Pierluigi Biondi e l'assessore comunale alle politiche sociali Manuela Tursini, per spiegare nel dettaglio le novità nella modalità di gestione di queste strutture. Allora, abbiamo trasformato queste convenzioni che prima erano a progetto e adesso invece diventano a stanziamento per ogni singolo utente seguito dalle associazioni. C'è il riconoscimento di una quota di 2.000 euro ad utente in caso di gestione non giornaliera, invece per chi gestisce le persone per tutta la giornata questa cifra si raddoppia. Si parte da una base di partenza di 120.000 euro stanziate nel piano sociale, ma abbiamo dei residui delle altre annualità e anche la possibilità, attraverso ulteriori risorse, di dare una risposta puntuale alle esigenze della nostra comunità. Credo che sia un segnale di civiltà che proprio nella giornata mondiale della disabilità l'Aquila fa, dimostrandosi ancora una volta attenta alle esigenze dei più bisognosi. Quali sono le principali criticità di una gestione di un centro diurno? Ma soprattutto un centro diurno per disabili comporta tutta una serie di impegni che chiaramente il volontariato riesce a coprire in maniera sufficiente, ma non è mai troppo l'aiuto che ci occorre, perché oggi come oggi riuscire ad avere un buon rapporto con gli enti locali significa migliorare le nostre attività. Oggi il volontariato deve fare un salto di qualità, riuscire a essere più integrato possibile con gli enti locali, soprattutto con il Comune, per produrre servizi di qualità. Il volontariato non può essere improvvisazione, non può essere fatto solo a tempo perso, ma il volontariato, se è serio, va fatto con continuità, va fatto con professionalità, e questo comporta anche poi impegni economici che spesso è difficile reperire soltanto con i classici canali. Quindi noi come associazioni di volontariato siamo 4 centri diurni in città e finalmente siamo riusciti a stabilire con il Comune, anche grazie a quelle che sono le novità della riforma del codice del terzo settore, una convenzione con la quale ci assicura quantomeno la possibilità di avere una certezza per quelle che sono le spese ordinarie, perché poi noi abbiamo da pagare la luce, abbiamo da pagare il gas, abbiamo da pagare tutte quelle che sono le spese correnti di un centro diurno che incominciano ad avere dei costi importanti, il trasporto, insomma tutte quelle che sono le attività che facciamo. È importante che il Comune, come in questo caso, ci sostiene ed è per noi un fatto importante dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico.